Le pantere. Django. No, Django. E il maschio alfa. Bonobo. No, il bonobo, è tornato bonobo. A parlare del bonobo. Infatti bonobo. Perché dovevamo lanciare. Ed è qui, da mo che l'ho preparata stanza del bonobo. E tirala fuori. E tira. Te lo tira fuori. Ora schifoso. Lo tira fuori. Mirko, basta cavolo, stai qua da. L'abbiamo capito, Mirko. L'abbiamo capito, dai. Come si chiama la ragazza? La compagna, ragazza, amica. Mirko è un po' freestyle, ma in genere la possiamo chiamare Giulio. Giulio. Giulio scappa finché sei in tempo. Ma anche Giulio col bene che ti voglio. Giulio con il bene che ti luglio. Giulio col bene che ti voglio. Che te ne mette? Tutto il bonobo. Bonobo. Andiamo a chiudere però. È la canzone, è la canzone il bonobo. Salutiamo bonobo. Ma salutiamo, rientriamo. No, rientriamo e facciamo i saluti. Rientriamo, i saluti dopo il bonobo. Io vado un attimo a fare un po' di. In cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità, non sa cosa sia la competizione e condivide le risorse con tutti in maniera equa, non conosce la guerra, l'assassinio e la violenza, insomma, stando a come si comporta il bonobo, la scimmia e l'evoluzione dell'uomo. Il sesso è alla base dei rapporti sociali, si accoppia sia con etero che con omosessuali. Davanti al cibo, i bonobo prima fanno un'orgia e dopo mangiano, senza mai litigare. Il bonobo non è aggressivo, è sessualmente appagato, non discrimina il diverso, non va al Family Day. La scimmia è l'evoluzione dell'uomo. E naturalmente vi aggiorneremo sulle condizioni delle scimmie bonobo nella prossima edizione. È tutto per questa sera. Grazie dell'attenzione. Arrivederci. Tutto per questa sera. Allora, Mirko, è tutto. Stiamo salutando. Stiamo benvenuti dando allo show random. Ma di che benvenuti che è finito. Dai, vabbè, allora dai, scusate, cazzo, ragazzi, ho sbagliato.
No, vabbè, grazie a Cristiano che è stato qui tutta la trasmissione, non aveva capito a che punto stavamo, cioè quello di saluti. Mille grazie perché ci delizi sempre con questi video. Mille grazie. Ma anche. Ma secondo me, grazie mille, nel senso, direi anche grazie Roma. Ma anche no, ce ne frega un cazzo. Sempre forza Roma, se siete delle altre squadre, mi spiegherete. Questo è show random, e squadre di pallone c'entrano un cazzo. Tana dei Lupi va il lunedì sera dalle 8:30 alle 10, prima di show random. Qui da Roma, da Lazio, da Juve, da Fiorentina, ce ne frega un cazzo. Qui si parla di altro. Qui si parla di niente. E anche a noi la Roma invece ci interessa. Sti cazzi, senti te a Dana di Lupi. Un saluto dal Birro. Prima di noi è andato in onda a Dana di Lupi, dopo ti senti. Buonanotte a tutti. Saluto dal Birro. Buonanotte da Tiziano, che saluta anche a nome di Mary, che ha avuto un appuntamento urgente in zona chirurgia anale. Oh, sbiancamento. Buonanotte dal Gobbo. No, no, ricostruzione parte interna. Buonanotte dal Gobbo che picchia Cristiano. Ah, giusto. Buonanotte da Cristiano che se non ti avvicini non ti sento. Buonanotte sempre da Cristiano che magari prenderà qualche pizza un po' di schiaffi, ma si vendicherà quando diventerà più grande e più cattivo. E attenzione, diventerà più grande e più cattivo prima o poi. Saluto pure dall'acquario. No, Davide. Scusa, questo comunque andava un po' commentato. Però la commentiamo la prossima settimana. Dopo che sappiamo Cristiano non ci arriva. Appunto, dopo che sappiamo, leggeremo la cartella clinica di Cristiano, vi diremo come è andata a finire. Dopo che sapremo la prognosi. Io direi to be continued. To be continued. Saluto Davide. Saluto a tutti e a tutte. Da dove hai trasmesso tu? Da Radio Roma Maria. Oi Maria. E dai, quella la mettiamo alla prossima. Bravo. Oh, ragazzi, un saluto a tutti, allora andiamo a chiudere. Grazie a tutti per averci seguito, ma se non lo facevate era meglio. Sì, innanzitutto per la vostra vita, perché vuol dire che c'avete qualche cazzo da fa. Ringraziamo anche Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Ivo Avito. E anche lo Zio di 105. Ma chi è Maccio Capatonda? Io ringrazierei anche il Bonobo. Ricordate che un minuto del nostro ascolto equivale a una giornata di vita persa. E Fabri Fibra, scusaci. Stai sereno. Fabri Fibra, stai sereno. Non denunciarci, ma la macchina ce la prendiamo lo stesso se vieni. Zona la rustica. Sempre qua, è la rustica. Ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Che voleva tentare il salto. Si sa che la prima volta non c'è mai riuscito nessuno. E puntualmente questo si è schiaccicato a terra come una catapulta. Una catapulta. Una catapulta. Una catapulta. Una catapulta. Una catapulta. Catapulta! Catapulta! Catapulta!